Eccoci qua di nuovo su TikTok, di nuovo con voi. Questa volta un'analisi veloce, poi andrà anche su YouTube. Vedete, faccio passare da una parte all'altra il mio sfondo, ma è una cosa fatta ovviamente apposta. Perché? Perché voglio parlare proprio di questa, della maglia, della nuova maglia del Genoa CFC. Dietro più o meno non è cambiato nulla. Sul davanti, a parte gli sponsor Castore, perdonatemi, a parte il logo ovviamente che tutti sapevamo già essere cambiato, e a parte gli sponsor ovviamente Radio 105 e MSC, che fatemi dire, unico commento che faccio su questo, per essere una squadra di B sono dei signori sponsor, questo me lo sento di dirlo senza particolari dubbi. Mi viene da dire invece una cosa, che se voi andate a vedere sul colletto, non so se si veda, però spero di sì, c'è anche il rosso blu sul colletto a parti invertite, cioè dove c'è il blu del colore c'è il rosso nel colletto e viceversa, un po' più spesso, così da far risaltare il rosso blu dalla parte blu probabilmente anche. Quindi noto un po' di modernizzazione anche nella grafica, comunque molto trasparente, degli sponsor, bisogna dire, nel senso che si vede comunque il rosso blu, non è una banda o una patch che rovina il colore, non lo fa vedere, e questo è secondo me un merito. Ma soprattutto, dicevo, un po' di modernizzazione lasciando il classico, cioè, ora posso mettermi in mezzo io, lasciando quello che è il classico rosso blu, il classico senza andare a mischiare i colori uno con l'altro, come abbiamo fatto altri anni, lo sappiamo. E niente, io sono soddisfatto di questa maglia, devo essere sincero. Ripeto, io ci vedo del moderno, ci vedo dell'antico, dell'antico, del tradizionale, perdonatemi, ho sbagliato il termine, e quindi sono pienamente soddisfatto di questa maglia. Poi saranno felici quelli che aspettavano con ansia la maglia, perché se no non credevano, quasi come San Tommaso, all'arrivo di Castore come nuovo sponsor tecnico. E fatemi dire, con le sue ali Castore è finalmente atterrato anche sul pianeta Genoa, o meglio nel mondo Genoa, e questo è il primo risultato. Ora poi vedremo le altre maglie nei prossimi giorni, credo che arriveranno. Detto questo, niente, io ovviamente vi invito sempre a seguirmi su tutti i miei social, da Facebook a Twitter a YouTube a TikTok a Twitch a Instagram a Telegram e il blog. Ricordo che le dirette torneranno a settembre, mentre qualche video come questo tornerà anche nei prossimi giorni, anche su YouTube, e vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!